Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Secondo appuntamento della settimana con i confronti in diretta serale su Trieste Caffè. Come sapete, il martedì nel blocco delle 20 siamo orfani del nostro amatissimo opinionista Stefano Rebec, che però ci raggiungerà nella seconda parte quando invece avremo ospite il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Per cui rimanete in linea se avete piacere di ascoltare anche il buon Stefano. Iniziamo subito con un confronto tra super protagonisti della politica locale, reduci da un consiglio comunale che sarebbe dovuto durare fino a notte inoltrata, invece ci hanno risparmiato la nottolata e diciamo, è addirittura è finito prima dell'aperitivo, addirittura. Per cui bene così. Salutiamo il capogruppo della Lega, il consiglio comunale Stefano Bernobic. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao Rosanna. Immerso un po' nelle tenebre. Sì, a risparmio Sei sempre. caverna, tipo Batman. E Esattamente. invece luce ovunque, irradia di luce sua, la consigliera comunale del PD, Rosanna Pucci. Buonasera a tutti, agli spettatori di Trieste Caffè, grazie a Luca Marsi e un benvenuto anche al mio collega, non di partito, ma di consigliere comunale. Rosanna ha tante luci, però non è lucente come me, perché io ho una serie di siparetti che mi sparano sul volto, così anche mi tolgono il Noi non rosso. siamo professionisti della diretta come te, Luca. Diciamo, non siete filo Barbara D'Urso praticamente, per cui non avete bisogno di faretti ovunque. Invece io voglio dire, per qualche criticità qua e là, mi servono i faretti per essere più decente. Partiamo subito, Stefano, dopo questo simpatico inizio, veramente molto interessante ed entusiasmante. Stefano, parliamo ovviamente del Libero del Porto Vecchio, che è stata approvata ieri soltanto da parte della maggioranza, in quanto l'opposizione, come sappiamo, è uscita. Ha fatto una conferenza stampa di cui abbiamo reso conto con tutti, con una parte di consiglieri comunali che hanno insomma, denunciato i motivi per cui sono usciti. Un vostro commento sul delibero a Porto Vecchio e cosa Stefano ci vede di particolarmente buono, invece Rosanna cosa ci vede di particolarmente cattivo? Per cui sono due domande che poi alla fine hanno una declinazione un po' diversa. Vai Stefano. Ma è una delibera che è importantissima, era una delibera fondamentale che dovevamo per la città approvare. Abbiamo accettato le richieste dell'opposizione che la scorsa settimana hanno fatto per poter andare a dialogare in maniera costruttiva dire, alla giornata di ieri. Non è stato così, diciamo che c'è stato un po' un pretesto, quello del presidente del Consiglio Comunale, per non votarla. Allora, diciamo che questa delibera è fondamentale perché potrà fare iniziare un percorso, perché questa delibera dice che c'è una pubblica utilità sul Porto Vecchio, non dice molto altro, dice che c'è un progetto, c'è una proposta, la portiamo avanti, ci saranno la conferenza dei servizi, ci sarà anche una gara che questa delibera, questo progetto verrà messo a gara, però si comincerà a intravedere il futuro di un rione nuovo per la città dove, che sarà vivo 24 ore al giorno, dove ci sono uffici, residenze commerciali, parte sportiva, parte museale, parte barca, c'è la spiaggia, c'è la spa, c'è di tutto, perché vogliamo che quest'area sia utilizzabile, questo è importantissimo ricordarlo, per tutti i triestini sarà accessibilissima a tutti, nonostante la norma che era quella del 2014 che diceva che il comune doveva dismettere anche le aree, in questo caso non è stato fatto, anche grazie al piano d'Agostino, e quindi sarà utilizzabile da tutti. Quindi o si cominciava a fare qualcosa o altrimenti la tenevamo chiusa come forse qualcuno lo voleva. Perfetto, 1 minuto e 57 secondi, bravo. Rosanna, prego. Allora, io devo fare la parte che mette in risalto le criticità, no? Ce ne sarebbero molte, ne riassumo solo alcune. Ad esempio, l'aspetto speculativo che potrebbe assumere questa delibera nella parte pubblica degli edifici. Non negli edifici pubblici, non tanto, ma in quella privata, ecco,
perché non c'è, non è stato blindato, diciamo, non è stato messo uno scudo sulla parte privata, per cui si può aprire a una grande speculazione da parte di chi vincerà, la gara. Quindi, non è blindata la parte, quella, di destinazione privata. Poi, che cosa dobbiamo mettere in rilievo? Che non c'è stato un confronto pubblico con la cittadinanza, e la cittadinanza non è stata resa partecipe a questo grande progetto proprio per il futuro di della nostra città. E poi c'è stata questa grande maratona su questa delibera COSM che è durata 4 giorni, 4 sedute. E devo dire che la verità, non sono stati accolti molti emendamenti dell'opposizione, tant'è vero che c'è stato tutto il problema relativo all'inammissibilità espressa dal presidente Fanteca, ecco, uno strumento con cui ha fatto fuori, per dirla insomma, in parole povere, più di 120 emendamenti dell'opposizione. E poi, se c'era la volontà di votarli, di accoglierli, questi emendamenti, la maggioranza che era in aula poteva votarli. Però ritorniamo sul punto, per Sì, cui esatto, noi, sì, no, allora. però volevo dire quella cosa importante, magari può recuperare Bernovic dopo. Ecco, no, perché il punto è stato che è stato depositato, diciamo, un ricorso in procura da parte di Russo, una denuncia, perché il presidente Panteca è accusato del reato di falso ideologico in atto pubblico e sostituzione Benissimo, di aspetta. persona. Stefano, hai 2 minuti, Vabbè, però te ne do scusate. uno perché hai 2 minuti e hai parlato 3. Però Sì, Stefano, basta puoi occuparti il di quello. tempo Però mi velocissimamente. raccomando, rispettate le tempistiche. Vai, Stefano. Va bene. Allora, sulla questione del Presidente io la lascio a quello che sarà un po' i giudizi futuri. Io voglio ricordare che c'è una proposta di investimento di 630 milioni di euro da parte di una società, società italiana in questo caso, il Comune ne mette zero, e questo è importante ricordarlo, e speculazione edilizia. Allora, c'è un piano regolatore, quindi questo progetto si deve attenere al piano regolatore. Chiaramente non è una ditta che, diciamo, ha la funzione simil caritas, cioè quindi non è che vengono qui a fare un po' di beneficenza. Sicuramente avranno anche loro tornaconto, ma trovare una società che per tanti anni abbiamo cercato, perché la disponibilità del Porto Vecchio era già dal 2016 disponibile nel comune di Trieste. Quindi finalmente c'è una società che ha fatto un progetto unico ed è quello che noi cercavamo, perché il famoso spezzatino che la sinistra, anche giustamente perché abbiamo condiviso questo, ha richiesto che non ci fosse, perché sai, i fabbricati Riva Mare sono più facili, quelli in terza fila sarebbero rimasti lì chissà per quanti anni, invece qui tutti gli immobili hanno già una funzione prevista. Quindi io sono convinto che qui noi andremo avanti, qui questo sarà veramente un momento, è stato un momento importante ieri sera per la città. Ed è stato un momento iniziale per quanto sarà da adesso per i prossimi 10 anni almeno. Allora, chiudo un attimo la questione di Panteca, e che è stato ripreso a votare al posto del sindaco, e Russo si aspettava le scuse da parte di Panteca che non sono arrivate, mentre in una seduta precedente il sindaco ha offeso Russo dicendo faccia di ca e poi le Z, e però il sindaco ha ammesso l'errore e si è scusato, mentre Panteca non si è scusato, per cui
russo ha dovuto, cioè non arrivando le scuse, lo ha denunciato in procura. E poi tornando invece sulla questione di Porto Vecchio, noi abbiamo un'idea diversa su Porto Vecchio, ma ahimè non è stata presa in considerazione. L'idea nostra era quella che diventasse un centro economico, culturale, non solo della città di Trieste, ma di tutto il Friuli Venezia Giulia. Perfetto, Ecco. benissimo. 5 secondi in più parteva bene, insomma, dai. Esatto. Abbiamo recuperato così, siamo quasi quasi alla pari. Secondo tema, siamo perfetti con le tempistiche. Partiamo a questo punto con Rosanna. Vi chiedo ancora ovviamente la puntualità degli interventi, perché ovviamente abbiamo misurato la durata della diretta con quelli che sono poi la ponderazione degli interventi. Parliamo con la notizia di oggi, ovvero la vendita di Cassa Depositi e Prestiti dell'area ex caserma via Rossetti, dove appunto già da anni il sindaco ci ha detto in diretta che il suo grande obiettivo, uno dei grandi obiettivi per conclusione dei suoi anni da sindaco, è proprio la trasformazione della ex caserma in un maxi campus scolastico con tutte le scuole all'interno del campus, trasformando in una sorta di campus all'americana con tutte le scuole superiori. Come la vedete questo progetto? È fattibile in un lasso di tempo non così lungo? E anche dal punto di vista della viabilità della zona, come la vedete? Partiamo con Rosanna. Allora, punti di forza e punti deboli. Punti deboli, come già hai annunciato tu, la viabilità. Sappiamo che in via Rossetti già ci sono due grandi scuole, per cui e sappiamo anche che molti genitori aspettano i propri figli in seconda fila in strada. E credo che debba essere rivista tutta la viabilità o anche potenziare le linee pubbliche perché non riesce a portare, diciamo, quella strada a sopportare tutto quel traffico che se faranno queste scuole. Non riuscirà a sopportare tutto questo traffico, per cui accanto al progetto sulle scuole va fatto un progetto sulla viabilità, una grande viabilità. E poi bisogna pensare anche allo svuotamento di altre aree della città, perché se si accorperanno tutte le scuole in quel punto, tante parti della città si svuoteranno, per cui bisogna saper valutare anche questo, come accadrà anche in Porto Vecchio, che Federica insomma, ha acquistato 5 edifici e porterà molti edifici della regione in Porto Vecchio, quindi parte della città si svuoterà. Quindi Perfetto, bisogna benissimo. valutare i punti di forza e i punti deboli e Perfetto. trovare una sintesi su questi due. Prego, Stefano. Allora, io concludo invece sul discorso precedente, sulle scuse che si aspettavano alle ore 14 quando Russo ha presentato alle 10:30 di mattina l'esposto. Quindi anche le tempistiche sembrano un po' diverse. Passando invece su questa notizia odierna della disponibilità alla vendita della Cassa Depositi e Prestiti all'EDR, dove c'è già un finanziamento disponibile per l'acquisto, direi che è una bellissima notizia. Sicuramente, da quando arriverà effettivamente nella disponibilità dell'EDR la struttura, dopo ci si metterà i tecnici, la politica a capire come al meglio utilizzare la struttura. Chiaramente non dobbiamo vedere che l'anno successivo tutte le scuole arriveranno in contemporanea in quell'area. E non è detto che tutte le scuole assolutamente arriveranno in quell'area. Quindi è prevista anche una zona campus sportivo, quindi bene la notizia, avremo tanto da lavorarci. Noi nel 2027 andremo ad elezioni, quindi credo che solamente chi riuscirà a ritornare nella sala del municipio potrà tornare a discutere di queste cose che sono sicuramente fondamentali per la nostra città, Porto Vecchio, il campus di Via Rossetti e
e tante altre cose che cerchiamo di fare per migliorare e far crescere la nostra città sotto tutti i punti di vista. Io volevo fare solo una precisazione, che la notizia Pantech è arrivata sabato mattina con la conferenza stampa, per cui quindi ci sono stati dei giorni, ecco, almeno 2 giorni prima del Consiglio, e poteva dare, cioè, offrire le proprie scuse a Russo, insomma. Ecco, quindi, vabbè, Russo. perlomeno con lui scusarsi. A tutta la città, ecco, è mancato di rispetto a tutti, insomma. E ha fatto una cosa che non si doveva fare, ha votato per il sindaco, si è sostituita al sindaco. Va bene. Su Caserma non vuoi dire altro, Rosanna? Ah, ecco, Sì. allora, no, scusate perché siamo ritornati al caso Panteca, perché ancora non è concluso, perché la questione andrà in tribunale e quindi è molto, insomma, importante. Diciamo che sulla caserma Rossetti, ecco, abbiamo già detto che ci sono dei punti di forza e punti deboli, per cui certamente anche una bella notizia, perché fare nuove scuole, nuovi poli sportivi, sono tutti servizi importanti per la città di Trieste, che si rinnova e, diciamo, mette una pietra miliare verso il futuro, questo sì. Però naturalmente accanto, e lo ripeto, accanto al progetto sulle scuole, va fatto un grande progetto sulla viabilità, perché in questo momento è insufficiente per il nuovo polo scolastico della caserma di Via Rossetti. Stefano, prego, ovviamente prenditi pure 2 minuti invece che uno. Ma no, non è importante, i concetti sono quelli che noi dobbiamo sicuramente andare avanti, prendere le notizie, la parte positiva delle notizie, essere felici di quello che arriva, ma essere consapevoli che abbiamo un impegno importante per poi anche prendersi in carico la parte negativa delle cose, perché chiaramente è quella, ma non è che noi partiamo con la parte negativa. E diciamo, bah, guarda, quasi quasi lasciamo stare la caserma perché c'è la viabilità che non funziona. Sicuramente verrà presa in considerazione, sarà un obiettivo di tutti, per migliorare sia la parte, diciamo, le note negative, ma dobbiamo lavorare sulle note positive per poter dare delle scuole, delle strutture importanti, sicure, migliori per i nostri figli. Benissimo, perfetto. Ancora 2 minuti abbiamo, per cui 1 minuto a testa per la domanda leggera finale. Quindi, insomma, il confronto è finito, per cui non è un confronto, ma è una domanda leggera, per cui anche la risposta, mi raccomando, sia leggera. Diciamo, è sintetica. Partiamo con Stefano. Stefano, mancano 70, 71 giorni a Natale. Prego, un tuo pensiero. Chiedo un regalo? No, ma no, Natale è un momento importante per noi, per tutti, quindi io auspico che le scuole comincino con il pensiero delle recite, che ci siano, che la città torni a vivere un Natale come lo vogliamo, un Natale anche luminoso, che magari fa sorridere a qualcuno. Ma è una città che vivrà di turismo anche a Natale, vuoi far vivere a tutta la città un Natale bello, un Natale allegro, un Natale che possa creare anche socialità e soprattutto nelle periferie. Prego, Rosanna. Il Natale deve essere bello, gioioso, pieno di luce, che porti veramente pace in tutte le famiglie, nella nostra Trieste, ma soprattutto nelle zone di guerra. Questo sì, io mi auguro veramente che si trovi la pace, in questi territori dove c'è la guerra, questo sicuramente. Per noi Trieste è una bellissima città che viene illuminata, e a me piacciono le luci, forse farà sorridere il nostro Stefano, ma a me piace un Natale ricco,
ricco, gioioso, pieno di festa e felicità per tutti, per Perfetto. il centro e per le periferie. Mi associo con Stefano. Bravissimi, abbiamo finito 2 secondi in anticipo, per cui complimenti, quindi diciamo, è ormai una coppia di fatto questa delle nostre trasmissioni, perché ormai è un confronto che si ripete, piacete ai nostri spettatori, per cui siamo ben contenti di questo. Ringraziamo per stati con noi con la solita disponibilità e stavolta partiamo con la consigliera comunale del PD, Rosanna Pucci. Grazie Rosanna, eccoti a Bologna. Ringrazio tantissimo a voi per la bellissima trasmissione e proprio per la cordialità del presentatore Luca Marsi. Grazie, salutiamo anche Stefano Rebecca e anche Stefano Bernovic. Stefano, un uomo, una garanzia. Grazie, un saluto a tutti. Possiamo dire che c'è 1-1 l'Italia qui in Irlanda che gioca a Trieste, la sto vedendo così con la coda dell'occhio in diretta sulla TV. Benissimo, perfetto. Quindi grazie anche Stefano di questo aggiornamento. Un saluto a tutti, ci Arrivederci a vediamo fra tutti.